quando sono scesi abbiamo realizzato proprio il fatto, praticamente è stata una disgrazia, insomma, ecco. E siamo fortunati perché siamo ancora qua, tra gente purtroppo è morta e altri sono ancora a casa ad oggi, dopo un anno, tipo la Terry è ancora a casa, e è stato un brutto ricordo. La Terry è? È una nostra collega che viaggiava con noi, ha avuto rotto il perone e tibia addirittura, poverina, quindi dovrebbe forse rientrare il 29 di questo mese, quindi dopo un anno che anche lei poverina sta tribulando con quella gamba lì. Io le auguro che guarisca presto, così vi possa riprendere a viaggiare assieme a noi, diciamo. A distanza di un anno la situazione è cambiata? Poco. Poco purtroppo, perché siamo in mano a questa gente che sembra che non sia capace a gestire anche questa linea. Quindi i ritardi, come accennavo, sono spesso tutti i giorni, diciamo, sono cronici. Se ti va bene sono 5-10 minuti, se va peggio sono anche le mezz'ora. Sì. Quindi per noi che dobbiamo stare via tutto il giorno per 8 ore almeno, poi diventano 10-12 perché ci sono queste situazioni che sono imbarazzanti. Cioè. Prego. Grazie mille.